Questi sono i dati sperimentali raccolti che possono essere anche un po' diversi da quelli che abbiamo visto nel video, sia perché il video era solo dimostrativo, sia perché l'esperimento è stato ripetuto molte volte, dando ogni volta dei risultati non sempre identici, ma comunque sempre molto simili. I tre tubi sono lunghi, 50 centimetri, la temperatura iniziale è sempre intorno ai 20 gradi. Questo concettualmente non sarebbe corretto, come abbiamo detto prima, la temperatura iniziale dovrebbe essere sempre 0 gradi centigradi per poter usare le formule che abbiamo visto prima, cioè queste formule qua, in cui L0 è la lunghezza dell'asta non a 20 gradi o a 25 gradi, ma a 0 gradi centigradi. Tuttavia, se anche si fa partire l'esperimento da 20 o 25 gradi, gli allungamenti tanto sono così contenuti, così piccoli, che l'errore, l'imprecisione che si introduce appunto non facendo partire l'esperimento da 0 gradi centigradi è comunque trascurabile. In altre parole, in queste formule si può partire da una temperatura iniziale TC, per esempio, di 20 gradi centigradi e si può far finta che L0 sia la lunghezza iniziale a 20 gradi centigradi anziché a 0 gradi centigradi. La temperatura finale in tutti i casi è 99 gradi centigradi. Uno si potrebbe chiedere come mai non è 100 gradi centigradi l'acqua bollente e i vapori che vengono fatti passare nel tubo d'acciaio. Il motivo, lo vedremo meglio più avanti, è che la temperatura d'ebollizione è 100 gradi centigradi, come abbiamo visto, alla pressione atmosferica, ma la pressione atmosferica si ha solo a livello del mare e in una giornata di media umidità. Già a 100-200 metri sopra il livello del mare la temperatura di ebollizione è minore di 100 gradi centigradi. Questi sono gli allungamenti in millimetri, quindi le frazioni di millimetro di cui si allungano i tubi. Abbiamo visto l'acciaio è quello che si allunga di meno, l'ottone di più, l'alluminio più di tutti. Queste sono le variazioni di temperatura. Per esempio, da 22 a 99 gradi centigradi, il riscaldamento è stato di 77 gradi centigradi. Qua la formula inversa per trovare lambda, cioè il coefficiente di dilatazione termica lineare, e vediamo che vengono sempre valori molto piccoli, dell'ordine di 10 alla meno 5 Kelvin alla meno 1. Questi valori così piccoli stanno a indicare che gli allungamenti dei metalli sono molto molto piccoli. E in questo caso sono perfettamente in accordo con i valori teorici riportati, per esempio, in internet o sui libri di testo. Vediamo che l'acciaio è quello che si allunga di meno, infatti ha il coefficiente di dilatazione termica più piccolo, poi c'è l'ottone e l'alluminio invece è quello che si allunga più di tutti. L'unità di misura è grado centigrado alla meno 1 oppure Kelvin alla meno 1. Tanto abbiamo visto che riscaldare di un grado o di un Kelvin è la stessa cosa. Gli intervalli di temperatura non cambiano se espressi in gradi centigradi o in Kelvin. Vediamo che cosa significano da un punto di vista intuitivo questi valori. Immaginiamo di riscaldare soltanto di un grado centigrado o di un Kelvin, che è la stessa cosa, l'abbiamo appena detto. Quindi delta T uguale a un grado centigrado. Allora lambda ci dice quanto è delta L rispetto a L0, cioè di quanto si allunga l'asta rispetto alla sua lunghezza, diciamo, iniziale. Dovrebbe essere a 0 gradi centigradi, però diciamo anche a 20 gradi uguale. Quindi di quanto si allunga l'asta delta L rispetto alla sua lunghezza iniziale. Se per l'acciaio noi abbiamo trovato 1,2 per 10 alla meno 5 come valore, significa che per ogni grado centigrado o Kelvin che noi riscaldiamo l'asta d'acciaio, questa si allunga di una parte, in pratica 1,2 parti, su 100.000, cioè l'allungamento sarà poco più di una parte su 100.000 rispetto alla lunghezza iniziale. Per i nostri tubi la lunghezza iniziale è di 50 cm, quindi il tubo d'acciaio si allunga in pratica di una parte su 100.000 di questi 50 cm. Per la precisione 1,2 parti, 1,2 su 100.000. Invece l'ottone si allunga un po' di più di quasi 2 parti su 100.000 rispetto da calcolarsi, queste 2 parti su 100.000, da calcolarsi sui 50 centimetri iniziali.
Dunque, in conclusione, lambda ha l'interpretazione fisica intuitiva seguente, cioè ci dice per ogni grado di riscaldamento di quante parti delta L si allunga l'asta di quel materiale lì rispetto alla sua lunghezza di partenza.